Si avvia a conclusione il progetto Adriamora, finanziato dal Programma Europeo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 e coordinato dal Servizio della Cooperazione Territoriale IPA della Regione Abruzzo. Un progetto, lo ricordiamo, nato per ridurre i danni causati al territorio e alla popolazione delle aree costiere di Italia e Croazia dagli eventi atmosferici quali piene, alluvioni e mareggiate. Adriamora è un progetto attenzionato alla Commissione Europea per la scientificità estremamente rilevante, ma soprattutto perché impatta fortemente sulla sicurezza del territorio, la sicurezza della popolazione per il rischio idrogeologico, il rischio meteorologico con le piogge incessanti, con questo mutamento ambientale e climatico che noi stiamo subendo. Un progetto che vede la sua prima uscita anche nella strategia Adriatico-Ionico, un progetto che sarà capitalizzato nell'intera area mediterranea, che vede la regione Abruzzo lead partner con il servizio della cooperazione territoriale IPA Adriatic, partner croati, attraverso l'installazione di radar e anche di una nave che nelle coste della Croazia osserva il mutamento meteorologico per un alert immediato con il sistema di protezione civile nazionale e regionale e non perché anche degli altri paesi dell'Unione Europea. Un progetto che noi vogliamo capitalizzare anche nel centro Europa, ancor più anche nei paesi dell'area balcanica che subiscono quotidianamente degli eventi abbastanza disastrosi e che mettono quindi a rischio la vita della popolazione. Il software realizzato, è stato detto ancora, è in grado di acquisire ed elaborare i dati radar meteorologici da sistemi con caratteristiche diverse ed offrire la possibilità di allertare tempestivamente la protezione civile e le autorità locali delle aree interessate dagli eventi climatici estremi. Dal canto nostro, come protezione civile comunale, puntiamo sulla prevenzione, quindi per puntare sulla prevenzione dobbiamo collaborare, fare sinergie con gli enti di ricerca, e questo progetto è un'opportunità importante che il Comune di Pescara, oltre a portare i saluti istituzionali, vuole tessere una serie di relazioni per prevenire quelli che sono gli eventi che ahimè fanno parte del nostro quotidiano a livello idrogeologico e non solo. Importante la collaborazione con la Croazia. Sì, la Croazia sono di rimpettai, quindi comunque sono nostri cugini territorialmente parlando, e quindi anche dal punto di vista morfologico gli eventi climatici rimbalzano tra le due coste e ovviamente si scambiano le esperienze di ricerca e reali che avvengono sui nostri territori.